Cari amici del canale, oggi mi trovo in laboratorio dove sto ristrutturando tutto, sto sistemando il magazzino, anche tutto il reparto studio per le immagini, eccetera. Vedete che non sono di fianco al mio solito tavolino perché sono in smantellamento globale e vedrete poi qualcosa di diverso, spero sempre che vi piaccia con la vecchia scrivania. Ora ragazzi, parliamo di un'offerta che la Manì mi ha comunicato proprio oggi ed è fantastica ragazzi, parliamo di pannelli della Manì 550 watt, delle belve, molto grossi, molto potenti. Con 4 di questi abbiamo già 2 kW e 2, quindi veramente riusciamo a ottimizzare anche tutto quello che è la velocità nell'installazione. Ho visto che dal canale stanno acquistando alla Manì anche tantissimi installatori, tantissimi elettricisti. Sono veramente, veramente contento per tutti voi professionisti che vi trovate bene. Ora, questa offerta riguarda il pallet intero. La Manì mi comunica che deve svuotare il magazzino e questo è quello che succede spesso quando le aziende cinesi affittano dei magazzini e ovviamente il magazzino pieno costa più che il magazzino vuoto. Ecco perché mi ha detto Gianni, gli ultimi pallet io voglio, come si dice a Milano, desfesciarli, cioè farli fuori. L'offerta, ragazzi, è la prima in assoluto che vedo in Italia. E sono 550 watt, 31 pezzi e vengono. Due prezzi, ragazzi, mi ha comunicato. Uno se ve lo fate portare a casa, quindi con i corrieri vari, eccetera. L'altro se lo andate a ritirare direttamente voi al magazzino di Milano. La consegna, se lo ritirate voi, è pagate, andate, ritirate. Invece la consegna, se ve lo fate consegnare a casa, ovviamente amici della Sicilia, della Sardegna, della Puglia e quelli più lontano, o addirittura qua dell'Abruzzo, andarselo a prendere diventa costoso, quindi farselo portare a casa ha una sua convenienza e ci sono 3 giorni lavorativi per la consegna perché è tutto al magazzino di Milano. Non arriva la merce dalla Germania, dalla Polonia, che comunque tra parti arriva, c'è sempre, tutti dicono 6-7 giorni, invece diventano 20, 15-25. Detto questo, il prezzo che la Manì vi fa per questi pannelli adesso, ovviamente io li ho presi, ragazzi, è per ogni pannello consegnato a casa, tutto incluso, 190 euro. Devo dire circa, perché la Manì mi ha detto, guarda che può esserci col costo del magazzino 1 euro in più, 1 euro in meno, eccetera. Quindi io dico 190 circa, perché mi ha detto di dire così, e io sono fedele a quello che dicono i fornitori e i rivenditori. Ma il fatto è che è 190 euro cada uno. Ragazzi, è un prezzo inesistente, consegnato a casa e se lo andate a ritirare da Milano sono 176 euro, anche lì euro più o meno. Ragazzi, 176 o 190 consegnato a casa è inesistente. Cioè io non ho mai visto 550 watt venduti a questo prezzo, ma poi soprattutto qualità massima, azienda serissima. Cioè ragazzi, io di questa azienda finché dura, perché le teste cambiano, ma finché dura, ragazzi, io mi trovo benissimo perché Jan Lam, che è la direttrice Italia, persona ligia, serissima, fantastica. Comunque, ragazzi, il punto, torniamo ai pannelli: 190 euro se ve li fate consegnare a casa e 176 se li andate a ritirare. Molti amici del canale mi hanno chiesto, Gianni, come funziona il ritiro, il pagamento, eccetera. Ebbene, dovete sempre, attraverso il link che c'è qua sotto il video, ordinare i pannelli, pagate attraverso quelle che sono le direttive che vi danno, sempre io consiglio PayPal, se volete fate anche bonifici bancari, eccetera. L'azienda è serissima. Chiaramente non è che rispondo io, però dopo oramai 3 anni che collaboro con loro, insomma. Alla fiducia e alla sfiducia non c'è mai fine, quindi io parlo sempre un po' con riservatezza perché sapete che la vita si evolve sempre in negativo, poche cose vanno in positivo. Però quello che ci tengo a dire è che 3 anni che collaboro non hanno sgarrato una volta. Ragazzi, il prezzo, quello che vi ho menzionato, l'avete visto anche in sovraimpressione. Quello che aggiungo è anche un'altra cosa perché la Manì mi ha detto sono arrivate anche per tutti gli amici del canale che non avevano beneficiato dell'offerta precedente perché era terminato tutto il magazzino. A questo punto mi ha detto sono arrivate le CALB 280 A. Qui il prezzo non mi è stato comunicato, quindi chattate direttamente con loro e vedete quanto costano queste batterie. Ovviamente non ve lo dico neanche più, grado A, resistenza interna molto bassa,
perfette, cioè per fare un impianto off-grid ci vuole questa tipologia di batterie. Un'altra cosa importante, ragazzi, come avviene, visto che me l'avete chiesto, la comunicazione e il pagamento con la Money? Voi andate sul link, quando cliccate entrate in Alibaba, vedete che c'è la home page del sito. Ora non sono capace di fare siti, nonostante siano aziende potenti, quindi vedete batterie, eccetera, non dovete comprare lì direttamente, ma dovete chattare. Nella chat scrivete, buongiorno, anche in italiano. Mi chiamo Gianni e conosco Gianni del canale. Vorrei comprare i pannelli fotovoltaici, vorrei comprare le batterie. Che quotazione mi fai? Cosa c'è adesso al magazzino? Ti rispondono con i traduttori, quindi in italiano, e ti danno quotazioni e quant'altro. Poi lì puoi dire, va bene, ok, mi sta bene, come faccio a pagare? Ti mandano il modulo, clicchi, paghi con PayPal, paghi con la banca, eccetera. E tenete presente che adesso tutti i prezzi sono a nostro vantaggio, perché dato che il dollaro è più basso, noi stiamo acquistando con l'euro. Con più basso intendo nel rapporto dollaro-euro, cioè quando noi andiamo a comprare in dollari paghiamo meno in euro, in questo senso volevo dire. Quindi significa che noi abbiamo 190 euro, se fossero dollari sarebbe 200 qualcosa, 190 euro abbiamo questi pannelli, 176 se li andate a ritirare direttamente voi a Milano. Quindi una volta che siete entrati nel sito di Alibaba, messaggiate come fate su WhatsApp, eccetera, lì vi risponderanno, dopodiché pagate e andate a ritirare oppure aspettate a casa. Una cosa importante è che al magazzino non avviene un pagamento, non è che non è un negozio che andate là e dite buongiorno, sono Gianni, datemi 10 pannelli. Non funziona così, perché il magazzino è solo consegna o ritiro. Questo ci tengo a chiarirlo perché in tanti me l'avete detto, nell'offerta precedente mi sono dimenticato di comunicarvelo e come sapete YouTube non fa modificare i video, questo lo trovo molto giusto perché sennò potremmo andare a dire in un video cose belle e poi quando voi mettete i like e i commenti positivi vado a modificare in cose brutte e ho coinvolto voi in un'opinione che non era la vostra. Questo lo trovo molto molto serio da parte di YouTube e del resto la serietà è una prerogativa fondamentale di questo canale. Ragazzi, mi state seguendo in tantissimi, mi siete iscritti in tantissimi, avete attivato la campanella, state scrivendo nei commenti, cioè la collaborazione tra me e voi di questo canale, amici del canale, la trovo veramente piacevole e molto molto interessante. Grazie a tutti voi, se volete beneficiare di questa offerta della Manimi, mi sono preso anche due appunti, ad esempio il bancale 31 pezzi consegnato, cioè spedito da voi. Costa in totale 5.888 euro. Ora, con questo prezzo vi siete fatti un impianto galattico perché 31 pannelli da 550 watt e vedete che siete poco sotto i 20 kW, siete a 18, eccetera, eccetera. Cioè è tanta roba. E invece, se non ve li fate spedire, quindi 5.888, ma ve li fate consegnare. Chiedo scusa, ma ve li andate a ritirare? Il prezzo è 5.446. Con questo importo, anche se siete due amici o tre amici, ve li dividete e fate 6 kW cada uno di impianto. Avete speso neanche 2.000 euro, 1.500-1.600 euro a testa. Insomma, le alternative sono convinto che sapete studiarvele benissimo anche voi. Questo era quello che dovevo fare, trovo doveroso nel canale affinché queste offerte siano divulgate. Poi, chiaramente, se voi avete un'offerta migliore, un amico, qualcuno che ve le regala, volete andare sull'usato, la scelta è sicuramente vostra. Sentitevi sempre liberi quando siete su questo canale di andare ad acquistare le cose del link che sono state vagliate da me, ma dovete sempre fare una valutazione personale perché nel tempo la gente cambia e quindi figuriamoci le aziende. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona giornata a tutti, spero di essere stato utile e ricordate una cosa importante, quando acquistate pannelli usati, a volte ricevo sempre le stesse domande, è per quello che ogni tanto nei video lo voglio citare. Il pannello usato è sempre un fattore rischio perché è usato molto economico e dovete guardare se hanno criccature delle celle, ovvero l'installatore che invece di camminare sulle tegole per non rompere le tegole, camminava sui pannelli già montati e quindi rompeva, criccava, si dice, le celle. Cosa succede? I pannelli sono molto resistenti, ma tic-tac, il vetro ha una sua flessibilità, si spaccano le celle. Quando si rompono non si vedono,
Ecco che quando vedete sui pannelli una sorta di striatura, come se fosse passata una lumaca, difatti si chiamano bave di lumaca, queste bave di lumaca sono un segno identificativo che le celle sono state rotte perché ci hanno camminato sopra. Allora, se vedete le bave di lumaca, ragazzi, non comprate pannelli usati. Un'altra cosa è il retro. Dietro c'è il cosiddetto backsheet, che è bianco. Se vedete delle ragnatele, è la cricatura, la crepatura del backsheet, vuol dire che prima o poi prenderà umidità e il pannello dentro andrà ad appannarsi, come si dice in gergo popolare. Quindi, bave di lumaca, cricature del backsheet non va bene. Quando comprate un pannello usato e i cavi dietro li muovete, non sono più flessibili, ma fanno ta ta tra ta tra, che si spaccano tutti, non va bene. Perché vuol dire che sono vecchissimi, la gomma oramai è secca, si è spaccata e lì entra umidità che fa poi corticircuiti per umidità all'interno anche delle scatoline posteriori dove ci sono i diodi di bypass. Un'altra avvertenza è quella visiva. Quando vedete le celle, vedete queste come sono monocristallino nero, policristallino azzurro. Se vedete celle marroni, soprattutto nel policristallino, vuol dire che sono celle scottate, cioè non sono stati messi diodi di blocco, sono stati fatti impianti e stringhe con ombre casuali, e tutto casuale, monta, attacca e poi le celle scottano. Ho visto recentemente su alcuni tetti di alcuni vicini che mi hanno detto: Gianni, tu che te ne intendi? Ma non lo so, adesso dimmi. Scherzo, ovviamente. Ma puoi controllarmi i pannelli? Già guardandoli da lontano, io avevo già visto, però tendo a farmi i fatti miei. Però ho detto, guarda, visto che me l'hai chiesto, sei pannelli, di cui due si vedevano anche proprio dalla strada, a occhio nudo, erano marroni. Quella stringa praticamente ha questi due pannelli, poi non totalmente, quindi a pezzi, lo vedete proprio come se fosse una scacchiera, con celle che sono scottate. Scottate cosa significa? Che sono andate in corto rispetto alla loro potenza, che era inferiore agli altri, e gli altri si scaricavano su queste celle. Questo è importante. Non comprate quindi, per riepilogare, bave di lumaca, cavi che sono scottati e criccano, il backsheet posteriore con le ragnatele e le celle scottate. Questi sono alcuni avvertimenti, quelli più semplici. Chiaramente poi potete anche, c'è un video che come controllare la qualità dei pannelli e quindi con un amperometro andare a vedere in pieno sole quanto produce un pannello usato. Perché se non produce più niente, può darsi che si siano rotti anche i micro busbar delle celle e quindi anche questo crea un'interruzione per cui il pannello va ad amperaggio zero, o quasi. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video e, se volete voi, buon acquisto con Manì.